Oh, salve a tutti, andiamo a visitare questa colonia assieme. Come avete visto, le sto aiutando, le ho aiutate. Terminata lì, ho ucciso quel centinaio di varroe a quella colonia che gli stava infastidendo. Poi la rivedremo assieme. Attentate qua che rimane schiacciata sotto. Poi la rivedremo assieme. Adesso sono ristrette a 8 e così rimarranno. Loro hanno 3-4 scorte e questa è la quinta. Pensate un po'. Loro con questa siamo alla quinta scorta di miele e polline a dritto. Eccole qua, 5 scorte, eccole qui. Vediamo se di qua ci può. Ci assume la regina. Sicuro è sta dalla parte di qua. Loro hanno 20 kg di miele solo qui in queste 5 scorte. So più o meno 4 kg a scorta. Un pochetto l'hanno consumato, erano su a 5. Guardate quante sono, benedica. Come avete visto, la varroa dovete saperla individuare, saperla seguire. Io lo so che quella colonia in particolare, quella linea lì, in questo periodo la attacca. Purtroppo non ho potuto dargli anche trattamento. Un po' dopo sono stato costretto per via che non si reperiva. Però benone, le altre, anche loro, anche quelle là stanno bene. Ora poi che le ho alleggerite di 100 varroe che potevano diventare 400 varroe, altro che. E poi adesso sono allo stretto, vedete loro come hanno ridimensionato la covata. Faccio lì il favo trappola e arriva lì mettendo il trattamento. C'hanno quella rosetta, quelle avete visto, quelle rose di covata un pochetto più esterne. La varroa si insedia là. Ovviamente dovete ispezionarle, dovete essere sicuri. Qua c'è la regina, amore. Eccola qua. Queste sono le mie rigustica. Dove vai, amore? Dove andate? Del colore dell'opercolo. Questa
altro lo stato di salute di queste altre. Adesso vediamo se è il caso di scalare le strisce. E qua dovrebbe essere nata la covata, sì. E lei infatti l'ha ricovata. E qua è fresca. C'è tutte le nuove nate. Sì, loro stanno benone. Perché lo vedete quante sono? Sono su tante. Adesso hanno aumentato ancora numero. E come avete visto, possono aumentare anche le varroe. Quindi bisogna monitorare tutto sempre molto attentamente e molto bene, perché e purtroppo non è più come prima. Ci sono certi periodi dell'anno che loro ridimensionavano molto i numeri e invece non è più così. Mantengono su numeri, guardate qua, sono un botto. Bellissimo anche questo favo, guardate qua, questo polline, che bellezza, che colori. Spettacolari. Questi pollini sono veramente bellissimi. Beh, con loro ci siamo. Attenti tesori, su. Bravo, attenti. Attente patatine, brave. Qua pensate, sono tutte scorte adesso. Buoni amori, su.
Bene, con loro ho fatto. Loro sono oggi in giornata cupa. Vedete, cupa, sembra che sta per piovere a un momento o un altro e loro sono così. Non hanno un gran volo. Oggi sono molto ridimensionate. Beh, vedete, gli si sfavi di quella colonia che porta su un po' di miele. Adesso